Quali posti in particolare si sono rivelati più solidali? Allora, questa è una domanda, cerco di spiegarti. Di spiegarmi. In realtà, secondo me, questo può succedere ovunque. Dipende anche tanto da noi, da come noi ci relazioniamo con la gente. Perché, ripeto, io sono convinto che quello che c'è nella nostra testa, il nostro pensiero, sia in grado di influenzare quello che c'è attorno e anche attirare noi le persone di cui abbiamo bisogno. Ne ho avuto la prova di brutto, perché questo mi è successo non decine ma centinaia di volte. Il fatto è che a volte anch'io ero scarico, le mie energie erano basse e anziché attirare le persone le allontanavo. Quindi assolutamente non voglio parlare male di un paese piuttosto che di un altro, però ti posso dire che in certi paesi per me è stato molto difficile. Uno di questi paesi, proprio per parlarti di un'eccezione che conferma la regola, sono gli Stati Uniti, dove comunque io negli Stati Uniti, nonostante abbia fatto molta fatica, perché la gente tende ad essere molto individualista, molto chiusa, eccetera, eccetera, ho trovato un tizio che mi ha visto attraversare la strada, mi ha chiesto se sono venuto a fare qualche parola. E dopo 5 minuti, 10 minuti, io ero già in cammino con lui per andare a casa sua. Mi ha tenuto a casa sua 3 giorni, mi ha offerto da mangiare, va bene, mi ha portato a vedere gli spogliarelli, mi ha portato lì nei locali di striptease e lui ha condiviso tutto con me. Negli Stati Uniti però è comunque stato difficile, anche per come sono strutturate le città, perché la gente non è abituata a muoversi a piedi, la gente è abituata a muoversi in auto. Quindi questo sicuramente ha influenzato il mio umore, la mia voglia di rapportarmi con la gente. E invece in Sud America, dove tutti si spostano a piedi nelle città, per forza incontravi gente, perché erano tutti a piedi. Negli Stati Uniti per strada non c'è nessuno, non dico in tutti gli Stati Uniti, però dove era Atlanta, io giravo per i marciapiedi e non c'era nessuno. Io come faccio a trovare aiuto se non trovo nessuno sulla strada? Quindi questo mi ha messo in forte difficoltà. E mi faceva nascere pian piano un sentimento di avversione verso questa gente, proprio perché il posto in cui mi trovavo era difficile per me. Questa è stata una impressione mia, personale. Il cugino che è andato là in viaggio di nozze si è trovato da Dio. Ma questo perché ognuno è diverso, ognuno ha fatto il suo modo, e io si vede che sono più... il mio livello energetico è più simile a quello che si può trovare in Sud America piuttosto che in Africa. Io in Sud America e in Africa mi sono trovato da Dio, ci tornerei domani. Il Giappone è stato un altro posto dove ho fatto una fatica bestiale, perché la gente non viene da te. Se ti vede la gente per strada, non che si giri dall'altra parte, ma se la gente non è tenuta a venire da te e chiederti e offrirti il suo aiuto, non lo fa. La polizia lo faceva sempre, i passanti no. Quando io chiedevo aiuto ai passanti, loro mi ignoravano. Bisogna fare di questo. Io subito mi ero incazzato, poi ho detto no, non bisogna farne loro una colpa, è la loro cultura, la loro società, loro sono fatti così. In Italia noi abbiamo i nostri usi, i nostri costumi, vedere qua un cinese con certi nostri modi di fare si trova male.